lavoro, siamo nella mia casa in campagna, è qui che festeggiamo sempre il Natale con tutta la famiglia. Allora, quest'anno per Natale farò tutte le ricette qua, farò dei menù specifici. Questo menù parte con un antipasto ed è un menù per gli amici. Tutti hanno degli amici da invitare per Natale, questo è il mio menù. Si parte con un brie in crosta di sfoglia. Cosa di una bontà, però basta parlare. Quindi, sfoglia classica, quella comprata. Una forma intera di brie. E praticamente la ricetta è fatta, però io insieme ci faccio una composta di pere. Ma partiamo col brie. Lo appoggiamo qua, poi lo chiudiamo come se fosse un pacchettino. Chiudetelo bene bene bene, così, e poi non preoccupatevi delle pieghe perché esteticamente saranno molto belle, perché comunque la sfoglia poi gonfia. Quanto ci ho messo? 4 secondi? Va bene, per completare un uovo sbattiamo e naturalmente spennella. Qui devo cercare un po' le mie cose, perché è una cucina che non uso sempre, è la credenza della mia nonna. Lo sistemo già nella teglia. Spennelliamo. Bisogna sempre spennellare la sfoglia. Allora, molto importante, 180 gradi, 20 minuti. Poi vedete voi, quando è bella gonfia, bella doratina, vuol dire che è pronta. Quando la tirate fuori dal forno, però, non apritela subito perché è troppo liquida. 20 minuti di attesa dopo che l'abbiamo tolta dal forno. Ehi Siri, metti un timer di 20 minuti. Addio il timer di 20 minuti. Ok, bello. Mentre il mio brie in crosta cuoce, io faccio una composta di pere, un po' piccante con la curcuma. È buonissima, vedrete che meraviglia. Se vi avanza poi la potete usare anche con altri formaggi. Parlo troppo, cuciniamo. Allora, un coltello. Ho circa 4 pere, un 500 grammi di pere. Queste sono pere a batte. Io prendo queste perché a me piace poi mangiarle, sono belle croccanti. Voi usate le pere che preferite. Le sbucciate e le tagliate a tocchetti. Taglio dei cubetti molto regolari perché voglio che non sia una composta con le pere completamente disfatte, le voglio proprio pezzettini che si vedano e si sentano anche al palato. Mettiamo una spruzzata di limone, poi 120 g di zucchero, un cucchiaino di curcuma, vedete voi, fare così. Questa lo renderà lucidissimo, arancione, bellissimo, e un pizzico di peperoncino, vedete voi quante ne volete mettere. Mettiamo anche un po' di scorzetta di limone. E allora adesso metto il coperchio, però controllo sempre, più o meno la faccio cuocere una mezz'oretta, fuoco medio basso, non troppo alto che poi brucia. Bisogna far asciugare ancora un pochino tutto il sughetto. Eccolo! La sveglia! Capito? Muto. Allora, vediamo. È morbidissimo. 20 minuti di riposo. Ah, lo lascio qui. Vicino al camino sto pensando, guarda Snoopy, guardalo. Allora Snoopy, se tu ti avvicini a quella roba lì, a parte ti bruci, ma poi... In piatto la composta. Avete visto la curcuma, che colore bellissimo che gli ha dato, e lo zucchero l'ha resa lucidissima. E voilà, inizia con questo antipasto brie in crosta la mia cena di Natale con gli amici.
Adesso la apriamo. Eccola qua, la mia composta di pere, curcuma e peperoncino. Buonissima. Perfetta da servire con i formaggi nelle vostre cene di Natale. Mamma quanto picca, come il mio... come, cos'è questo? Un cucchiaio. La roba. Tanto per un cino.